Il passo successivo è quello di applicare lo stesso metodo su un accordo diverso. Abbiamo visto su un accordo di Do maggiore settima, andiamo a fare questa cosa ad esempio su un accordo sempre maggiore per semplicità, che sia però completamente diverso, quindi ad esempio un La maggiore settima. Ok? Andiamo ancora una volta a lavorare sulla stessa corda, la corda di Mi, la prima corda. Devo sapere prima di tutto che se considero l'accordo di La maggiore settima come primo grado di una scala, devo considerare la scala di La maggiore. La scala di La maggiore utilizza Fa, Do e Sol diesis. Quindi ogni volta che io incontro queste note dovranno essere diesis. Quindi Mi, ok, la posso utilizzare perché fa parte della scala di La e inoltre il Mi è quinto grado dell'accordo di La. Quindi stesso lavoro di prima, Mi, quinto grado. Fa diesis, sesto grado. Sol diesis, settima. Ecco, grado o settima. Sono quasi la stessa identica cosa. In realtà, da un punto di vista teorico, parlare di gradi e parlare di numeri intervallari che definiscono l'intervallo è un po' diverso. In questo caso preferisco dire i numeri, ok? Quindi Mi, quinta, Fa diesis, sesta, Sol diesis, settima. La nota fondamentale, Si nona o seconda, Do diesis terza, Re quarta, quindi nota pericolosa sopra l'accordo di La, Mi terza, quinta, quindi quinta, quarta, terza, nona, nota fondamentale, settima, sesta, quinta. Andiamo a sentire come suona. 3, 4. Mi. Fa diesis, sesta, Sol diesis, settima, nota fondamentale, nona, Si, Do diesis, terza, quarta, dissonante, quinta, quarta, Do diesis, terza, nona, La, nota fondamentale, Sol diesis, settima, Fa diesis, sesta, Mi. Quinta. Anche in questo caso abbiamo potuto notare che la quarta risulta essere sempre nota dissonante rispetto all'accordo. Andiamo a sviluppare la scala con una diteggiatura appropriata, sempre sulla prima corda. Vado. Quindi ho visualizzato perfettamente nel tempo, mi auguro, le note sulla prima corda della scala di La, sapendo ad esempio che ci sono le note dell'accordo Mi, Sol diesis, La, Do diesis, Mi, ci sono altre note, il Fa diesis e il Si, sesta, nona, e abbiamo il Re, ad esempio, che è la famosa quarta nota da tenere un attimino sott'occhio. Facciamo la stessa cosa su un altro accordo ancora, perché questo è il tipo di esercizio che bisogna fare. Andiamo ad esempio a utilizzare in questo caso un accordo di Fa maggiore settima e quindi ancora una volta posso utilizzare il Mi, che è la settima dell'accordo, Fa, nota fondamentale, Sol, che è la seconda o nona, La, che è la terza, Si bemolle questa volta, perché il Fa maggiore utilizza il Si bemolle, che è la quarta, quindi Si bemolle diventa la nota pericolosa, Do la quinta, Re la sesta e Mi ancora una volta la settima. Sentiamo come suona, prendo anche il tempo. Ok, settima, Fa, nota fondamentale, nona, Sol, La, Si bemolle la quarta, quinta, Do, Re la sesta, Mi la settima, Do la quinta, Si bemolle la quarta, dissonante, La la terza, Sol la nona, Fa, nota fondamentale, e Mi la settima.
Ok, non è facilissimo parlare e suonare contemporaneamente, ovviamente, ma non voglio sovrappormi troppo perché è importante che tu impari a riconoscere anche il colore che ognuna di queste note ha sopra il suo accordo, e questo è davvero, davvero importante in fase di composizione o di arrangiamento. Questa cosa che abbiamo fatto sulla prima corda adesso va applicata possibilmente su tutte le corde. Quindi se io ritorno indietro all'accordo di Do, sulla prima corda abbiamo visto, andiamo a fare la stessa scala di prima, dove immagino e spero che tu abbia riconosciuto tutte le note, quindi devi fare tutto il lavoro, Si, settima, Do nota fondamentale, Re nona, eccetera eccetera, e sperando che tu abbia fatto questo lavoro lo vai a suonare su tutta la seconda corda. E devi tenere d'occhio dove è la quarta, Si, Do, Re, Mi, Fa, che è dissonante, perché questo ci servirà in seguito. Andiamo sulla terza corda, nota Sol, Sol la posso utilizzare. Dico, lo posso utilizzare la nota Sol perché fa parte della scala di Do e anche ed è nota dell'accordo di Do, ok? Andiamo sulla corda Re. Re fa parte della scala di Do, non fa parte dell'accordo di Do, però è la nona, quindi è una nota di colore che non dovrebbe crearmi dei problemi, sarà una nota che dà un sapore molto particolare. Andiamo a farla da Re a Re. Quindi anche una cosa da fare è quella di, mentre suono, dire il nome delle note. Adesso non lo facevo perché volevo farti sentire il colore, ma bisogna saperlo fare. Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re. Mi veniva da dire Do, ma non c'è effettivamente. Andiamo sulla quinta corda, nota di partenza La, ok? Il La fa parte della scala di Do ed è la sesta, ok? Quindi dirò, farò la scala e anche dire il nome delle note. La, Si, Do, Re, Mi, Fa quarta, Sol, La, Sol, Fa quarta, Mi, Re, Do, Si, La. La sesta corda è semplice perché è uguale alla prima, quindi Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi. Ok, il ritorno è sempre un attimino più difficile, quindi bisogna applicarsi e riuscire a farlo perfettamente, ok? Quindi un esercizio, ad esempio, che riguarda, non riguarda la chitarra ma che riguarda un po' la teoria, è quello di dire le scale sempre al contrario. È una cosa importante, sembra banale ma è un ottimo, secondo me, esercizio. Quindi evitare di dire sempre Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ma imparare a dirlo al contrario, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, e imparare a fare le scale in andata e in ritorno a partire da note qualsiasi, ad esempio Mi, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, oppure in ritorno Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi. Per me è semplice perché l'ho fatto per tante volte, ok? Però è un esercizio davvero, davvero importante. Andiamo a fare questo stesso esercizio adesso, ad esempio, sulla scala di La maggiore, quindi accordo di La. Parto dalla prima corda. Vado. Questo è il lavoro che avevamo già fatto, quindi ho già visualizzato il Fa diesis, Sol diesis, ok? Ho già visualizzato il Re, che è la quarta. Devo sempre sapere che negli accordi maggiori la quarta appunto è pericolosa. Sto insistendo su questo concetto perché sicuramente ti verrà molto utile. Bene, passiamo alla seconda corda. Nella seconda corda parto con la nota Si, che è nota della scala di La, quindi non ho nessun problema. Si, Do, Re, Mi, Fa diesis, Sol diesis, La, Si. La, Sol diesis, Fa diesis, Mi,
Do diesis Si. Benissimo. Quindi c'era il re che era qui. Adesso sulla terza corda, ad esempio, questo era un caso che volevo farti vedere, sulla terza corda non posso partire con il sol a vuoto perché il sol naturale non fa parte della scala di la maggiore, ma devo partire con il sol diesis, fa, do e sol diesis e tonalità di la. Quindi andrò da sol diesis del primo tasto a sol diesis del tredicesimo tasto. Parto. Ho evitato di dire il nome delle note, lo devi fare tu, ok? Quarta corda. Quinta corda. A notare che la nota di partenza, re, era la quarta, quindi era particolarmente dissonante. Quindi utilizzare la nota re della quarta corda sopra un accordo di la è assolutamente pericoloso perché non posso risolvere proprio lì vicino per dover risolvere in do diesis che non ho lì a portata di mano. Questo è un altro argomento comunque. Quinta corda, la, posso partire con la. Sesta corda. Ovviamente un esercizio poi interessante è quello di attaccare tutti questi esercizi sulle singole corde in modo che sia assolutamente naturale. Faccio un esempio. La sesta corda era uguale alla prima, quindi te la farei per conto tuo. E questa è sicuramente una fase, un esercizio molto, molto importante.